L'Agropoli pareggia 1-1 in casa contro il Ribera e si avvicina nuovamente alle zone basse della classifica. I Delfini partono bene al terzo minuto, Mallardo, servito da Ragosta, prova una conclusione, ma il portiere Linguagloss para. All'ottavo minuto bella azione condotta da Capozzoli, palla per Ragosta che lascia partire un tiro che beffa l'estremo difensore siciliano per il gol dell'1-0. Dopo un primo quarto d'ora giocato a ritmi elevati e con il Ribera non pervenuto, l'Agropoli però cala e i siciliani ne approfittano. Al 24esimo punizione dal limite di Palazzo, palla di poco alta, al 28esimo ci prova invece Cortese dalla distanza, ma anche in questo caso pallone fuori dallo specchio della porta. Per rivedere l'Agropoli bisognerà aspettare il 31esimo con Ragosta che prova una conclusione dalla distanza, palla fuori, al 41esimo invece va vicino al pareggio il Ribera, cross di Casisa ma non riesce poi a indirizzare il pallone in rete, Licata. Allo scadere ancora un'occasione per il Ribera, questa volta è però Cortese a non riuscire a mettere il pallone alle spalle di Capozzi, buona la sua posizione su cross ancora di Licata, palla che però finisce fuori. Si va dunque negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 per l'Agropoli, nella ripresa i Delfini già al 14esimo perdono Mallardo per un brutto infortunio al ginocchio, al suo posto dentro Margiotta. Proprio Margiotta al 16esimo mette il pallone per Capozzoli, palla in mezzo che viene rimpallata, quasi autogol del Ribera. Invece nulla di fatto per l'Agropoli, ancora Margiotta al 18esimo, cross d'Attilio solo avanti al portiere sul secondo palo, non riesce a spedire il pallone in porta. Al 20esimo il pareggio del Ribera. Casisa se ne va in velocità, arriva sul fondo, mette la palla dietro per il neo entrato Erbini che non sbaglia, tra l'altro c'è stata anche una deviazione probabilmente che beffa Capozzi. 1-1, il Ribera ci crede al 22esimo e ancora Casisa che tenta una conclusione, Ruggeri devia il pallone e per poco non rischia di beffare nuovamente il suo portiere Capozzi. L'Agropoli si rivede in avanti al 29esimo, angolo di Ragosta, ci prova Parisi, poi sulla ribattuta arriva formidabile, ancora di testa, palla fuori. Nei minuti finali il ritmo cala anche se il Ribera sembra più vivace, l'Agropoli prova il forcing alla ricerca del gol vittoria, al 37esimo ci prova formidabile, palla rimpallata in angolo e finisce così. 1-1 tra Agropoli e Ribera, siciliani che festeggiano la quasi matematica salvezza. Delfini adesso invece a più 2 dalla zona play-out. Sì, non abbiamo giocato con quell'intensità che mi aspettavo, soprattutto nel primo tempo. Noi la partita l'abbiamo pareggiata nella prima frazione di gioco perché avremmo dovuto approfittare della nostra superiorità fino a quel momento, dal punto di vista eravamo ben messi in campo, quindi bisognava non accettare i ritmi che la squadra avversaria ci stava imponendo. E dopo il gol avremmo dovuto cercare di intensificare ancora di più, di tenere alti i ritmi, di smarcarsi molto di più senza palla e cercare di fare il secondo gol. Questo non è avvenuto e chiaramente quando ci sono queste situazioni poi finisci per pagarle.